Buongiorno da Giulia Mancinelli. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ancona ha dato esecuzione a mirati controlli volti ad incrementare la vigilanza nei confronti degli impianti di distribuzione stradale di carburante. Obiettivo quello di verificare l'osservanza delle disposizioni sulla corretta applicazione dei prezzi al pubblico. In particolare, 10 sono state le irregolarità riscontrate tra i 59 comuni controllati. Alcune irregolarità sono state registrate anche a Senigallia. Istituire un ufficio speciale per il bacino del Misa e Nevola è la richiesta avanzata dal Comitato 15 settembre. L'organo dovrebbe occuparsi della sorveglianza sui due fiumi, della manutenzione ordinaria e straordinaria, della gestione dell'allerta meteo e del presidio idraulico per i monitoraggi in tempo reale. I due chef stellati della spiaggia di Velluto si confermano ancora una volta ai vertici della ristorazione italiana. Mauro Liassi si conferma al secondo posto tra i migliori ristoranti d'Italia secondo la classifica Top Italy 50, mentre Moreno Cedroni con la sua Madonnina del Pescatore è dodicesimo, ma vince il premio i migliori ristoranti di pesce con il clandestino sushi bar. Il Comune di Serra de Conti organizza per questa sera alle ore 21 nella Sala Italia DICA 33 incontro con gli storici medici di base Vittor Ugo Domadei, Claudio Donnini e Paolo Paoloni. I tre medici tracceranno un iter della loro attività professionale svolta per decenni a Serra, parlando dei primi contatti con i propri assistiti fino alla positiva familiarità raggiunta con gli stessi. Ed ora il calcio. Per la Vigor Senigallia è tempo di un altro derby. Domenica, infatti, i rossoblù saranno impegnati nella trasferta a San Benedetto del Tronto, gara importante per riscattare la sconfitta di 7 giorni fa. Fischio d'inizio alle 14:30. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.